PD unito e compatto intorno al candidato Michele Vignola ed è questa la vera novità delle provinciali che si terranno il 31 ottobre. Insieme a sostegno del sindaco di Solofra ci sono le correnti che fino a qualche settimana fa si sono date battaglia senza esclusione di colpi, De Luchiani, D'Ameliani, De Cariani. Alla presentazione delle liste c'è anche Nicola Mancino nella veste di padre nobile. Vignola è convinto che la vittoria sullo sfidante Domenico Bianchi Biancardi sia a portata di mano, non teme traditori nelle urne come accadde per Foti 5 anni fa. L'altra volta Foti perse per pochissimo, teme anche lei i traditori nelle urne. L'ho detto sempre dall'inizio, non accadrà. Non lo temo perché sto anche riscontrando un entusiasmo, una voglia di unità che viene dalla base. La base sono proprio, oltre ai segretari di circolo, i militanti, i dirigenti delle nostre comunità, ma gli amministratori, i sindaci, che non sono stati mai protagonisti, a differenza un po' di chi si doveva far carico della rappresentanza a livello di dirigenza provinciale e nazionale, di contrapposizioni. La contrapposizione non è negli amministratori, anzi, gli amministratori di centro-sinistra vogliono utilizzare questa occasione non per una rivincita rispetto ad una sconfitta patita, quella di 4 anni fa, ma per finalmente mettere in rete insieme un progetto di sviluppo, un programma per la nostra provincia. Sull'edilizia scolastica, Vignola promette massicci investimenti. Con massicci investimenti sulla sicurezza dei nostri edifici scolastici, sono tanti quelli provinciali, al di là poi di quelle che sono le posizioni che sono espresse anche diciamo, dalla magistratura che legittimamente fa il suo corso e il suo operato, ma al di là dei giudizi, delle opinioni sulla vulnerabilità sismica e sui parametri e così via, noi dobbiamo comunque mettere in sicurezza gli edifici scolastici e quindi la prossima amministrazione provinciale si dovrà concentrare su questo con un piano concordato con la regione Campania di investimenti massicci sull'edilizia scolastica, piano annuale e triennale. Infine, un passaggio sulla stazione Irpinia dell'alta capacità. Per Vignola lo scippo non ci sarà, la provincia sarà in prima linea per evitare che accada. Non accadrà perché è tutto molto avanti, nonostante i tentativi di scippo che questo governo capitanato dalla Lega, il partito che appoggia il candidato avversario in questa sfida per le provinciali, non ci riusciranno e la provincia sarà ovviamente in prima linea perché quella è un'opera strategica per lo sviluppo del nostro territorio e della nostra provincia.